Ma ha preso il sopravvento, direi che dovevamo sfruttare meglio le occasioni, dovevamo ripartire un po' meglio. Però come ha detto lei è chiaro che il Pescara è una squadra che corre molto, apre molto gli spazi. E io ho cercato di chiudere perché l'ampiezza loro la danno con Marzotta, e questo lo sapevamo a memoria. Io volevo ripartire bene e purtroppo c'è stato l'infortunio di Assenzio e l'infortunio di Rizzato, che ha un po' penalizzato i cambi. Al di là di questo, io credo che anche il secondo tempo noi abbiamo condotto la gara come volevamo noi, ma secondo me avere un po' più coraggio a fargli il secondo gol, perché c'erano le occasioni per poterlo fare. Siamo stati un po' troppo affrettati. E niente, un trend negativo per me, però penso che Pescara ha visto una squadra che sa giocare a calcio, una squadra che ha le qualità, che fa le sue giocate. Ecco, devo cambiare un attimino il trend, perché io ho sempre preso meno gol e prendo più gol, nonostante che sto lavorando tantissimo su questo. Oggi ho preso i primi due gol su azione vera, insomma, costruite da parte del Pescara. Loro sapevano, che anche Rizzato sapeva benissimo, che Mancuso lo conosca, è uno che rientra, però delle volte si parla al vento, e non è che c'è l'allenatore che va a giocare. Potevamo anche, secondo me, fare un po' più di attenzione sul primo gol. Il secondo gol loro hanno fatto bene, peccato per la traversa alla fine, perché credo che il pareggio era strameritato.